Siamo con Mister Domenicali al termine della sfida tra Mazzara e Monreale vinta dai Canarini per 3-1. Mister, secondo successo consecutivo, seconda buona prestazione consecutiva, cioè, non è solo la seconda perché di buone prestazioni ce ne sono state. Aveva chiesto ai ragazzi di non fare passi indietro. Sì, avevo chiesto ai ragazzi questo e nonostante siamo partiti un poco piano, poi abbiamo fatto una partita che comunque, come tutte le partite, nasconde delle insidie anche per l'atteggiamento tattico degli avversari che giustamente si giocano le proprie carte. Infatti loro erano disposti con una linea difensiva di 5 giocatori, hanno giocato un 5-3-2, quindi cercavano di togliere gli spazi e ripartire in contropiede, quindi anche questo ti crea difficoltà a creare situazioni da gol e c'è da stare attenti alle ripartenze. Siamo stati bravi perché poi nel primo tempo, al di là del fatto che abbiamo fatto solamente un gol, ma abbiamo creato decisamente tanto. E poi anche nel secondo tempo, quindi la squadra mi è piaciuta e in più vorrei sottolineare perché non è la prima volta, mi è capitato anche nell'ultima partita, insomma abbiamo finito con 6 under in campo e questo non è una cosa da trascurare. Ecco, abbiamo visto per la seconda volta consecutiva 3 gol realizzati dalla Mazzara, la pressione alta che sta portando i frutti sperati. Sì, certo che per la seconda volta consecutiva abbiamo segnato 3 gol. È chiaro che pressare alti porta dei vantaggi perché recuperare palla più vicino alla porta avversaria, innanzitutto ti fa fare meno fatica a rincorrere gli avversari e poi sei più vicino appunto alla porta avversaria. Ma oggi mi è piaciuta anche la costruzione del gioco perché poi bisogna leggere i momenti della partita, non sempre per forza di cose bisogna andare con frenesia in avanti, ma bisogna cercare la gestione della palla fino a trovare gli spazi giusti per rimboccare gli avversari. E quindi oggi mi è piaciuto anche quello. Oggi abbiamo visto anche tanta pazienza e tanta maturità da parte dei ragazzi proprio per cercare il varco giusto. Infatti, è una cosa che fa parte dei risultati del lavoro che stiamo facendo, che abbiamo fatto e cominciamo a vedere dei risultati importanti. Ecco, una domanda, come sta Simone Guaiana, sostituito nel primo tempo per un infortunio? Ma ha accusato un dolore dietro il ginocchio, non sappiamo esattamente di che cosa si tratta, spero che sia solo un'infiammazione tendinea perché non ha ricevuto colpi, non è un problema muscolare, quindi speriamo che sia solo un'infiammazione così già da mercoledì sarà di nuovo a disposizione. È un successo contro una squadra, questo col Monreale, che sta sotto in classifica. Un successo che proietta non matematicamente ma virtualmente il Mazzara ormai alla salvezza. Sì, sono contento, anche se secondo me non abbiamo mai corso rischi di questo genere, anche perché io ho sempre visto i ragazzi allenarsi con volontà, noi abbiamo perso, in effetti abbiamo perso un po' di terreno nel girone di ritorno, quando io mi aspettavo magari qualcosa in più, però devo dire che tante volte siamo stati anche un pochino sfortunati, se vogliamo dire, anche se dobbiamo fare il mea culpa perché qualche partita l'abbiamo persa per errori banali commessi da noi, quindi però ho visto anche tanta determinazione, tanta voglia di fare e la squadra è cresciuta parecchio per come sta in campo, per come sta interpretando il gioco, perché siamo una squadra che cerca continuamente il gioco e veramente non vedo quasi mai buttare via il pallone, questo mi fa molto piacere. Ecco, un'ultima domanda, oltre ai complimenti, insomma, per aver concluso con tanti under in campo, tra cui l'esordio del portiere Simone Marino, che è un 2004, uno dei ragazzi più giovani in gruppo. Mancano 4 partite al termine di questa stagione. Cosa chiederà ai ragazzi da qui a fine campionato? Niente, chiedo serietà, chiedo voglia di lavorare perché io gli ho detto già da tempo che noi faremo il nostro dovere fino alla fine, perché è giusto così. E quindi chiederò di ottenere più punti possibili. Quindi da qui alla fine noi daremo sempre tutto, a partire dagli allenamenti. Non molleremo niente, cercheremo sempre di migliorarci perché è il nostro dovere, perché dobbiamo arrivare più in alto possibile in classifica per dare comunque soddisfazione a noi, alla società e chiaramente ai tifosi.